Su un aereo appena decollato sono riuniti personaggi illustri della cultura russa, impegnati a vedere film sui monitor dei rispettivi sedili. La conversazione fra due di loro verte sui 100 libri che ogni persona che si considera colta dovrebbe leggere prima di morire. Tra questi anche Il naso di Nikolai Gogol, pure lui seduto fra le poltrone dell'aereo accanto a Dmitri Shostakovich e poi osservato mentre lascia il villaggio ucraino natio per recarsi a San Pietroburgo. Comincia così Il naso o la cospirazione degli anticonformisti, una storia in tre sogni firmata da un maestro dell'animazione, l'82enne Andrei Krzyżanowski, tratta per l'appunto dal surreale racconto di Gogol, in cui un assessore di collegio si risveglia un mattino senza il proprio naso e trasposta in opera buffa da Shostakovich tra il 1927 e il 1928. Una straordinaria sinfonia visiva, a tecnica mista, concepita per decenni da Krzyżanowski, capace di accostare con stile personalissimo disegni dai tratti tanto essenziali quanto espressivi, estratti di celebri pellicole come La corazzata Potemkin di Eisenstein, inserti live e immagini di repertorio. Un catalogo citazionista mai fine a se stesso, in cui realtà e immaginazione si rincorrono senza sosta all'interno di un'opera polifonica e ipertestuale che, attingendo a letteratura, musica, teatro, cinema e pittura, si propone come una summa delle arti nobili e si fa portatrice al contempo di una riflessione amara sul rapporto fra creazione artistica e potere politico. Un grido d'allarme che dal passato, dai primi anni del Novecento e poi attraverso il regime di Stalin e la sua messa al bando di ogni formalismo in campo artistico, risuona inevitabilmente legata all'attualità dell'invasione russa in Ucraina. Non a caso, sul finale, compaiono altri volti, diversi da quelli fotografati sull'aereo in volo a inizio film, un emozionante omaggio a tutti quegli intellettuali perseguitati e talvolta giustiziati perché è espressione della libera arte. Quell'arte, come sottolinea la voce narrante dello stesso Krzyżanowski, intesa come uno spazio-tempo che non conosce né morte né distruzione.